just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Dov'è che ci troviamo? Qui siamo a Prato, a Galcete, nel centro di scienze naturali, che era un centro di recupero fauna, ora è in via di ristrutturazione, quindi non fa più recupero fauna, ma mantiene la popolazione di animali che già possedeva. Qui abbiamo un pony e due asini. Di che razza? Allora, non sono proprio puri della Amiatina, sono l'asino dell'Amiata, però non è proprio puro, perché anche sul libretto che ce l'hanno portato non c'è scritto proprio asino dell'Amiata. Diciamo, lei è la mamma, che è stata portata qua incinta e abbiamo avuto Già incinta? Sì, la nascita. Ora stanno mangiando le loro verdure, carote. Carote, finocchi, l'integrazione, poi girano per qui. E perché ovviamente possono trovare roba anche qui a mangiare, sì, a pascolare. Sì, però preferiscono le cose che gli diamo noi. Ah sì, Sono abituati bene. Sì. Perché c'è un odorino di verdura buona. No, ma poi sono buoni. Ora sono proprio intenti a mangiare, ma sono... Sì, sono socievoli con... Socievoli. Bene, perciò anche i bambini vengono qui a fare le visite e possono avvicinare. Il pony è qui, che però è preso ora in carico una volontaria, che così si è assunta anche il mantenimento, fra virgolette, di eventuali medicine, insomma, ha fatto un'opera buona, ha fatto un'adozione come dei cani che le rimangono là, è sempre qua a occuparsene. Insomma, vive tanto sul volontariato e sul ricavato delle entrate. C'è questo centro che è del comune, però ovviamente c'ha un biglietto minimo. Sì, sì, sono tra i 4 e i 6 euro, non mi ricordo bene, sì. L'adulto e il bambino, poi alcuni bambini entrano gratis, però è il mantenimento appunto della struttura. Della struttura. Abbiamo i cervi addirittura. Sì, quelli che vediamo in fondo sono dei cervi e dietro tutti di recupero, tutti allevati ai tempi, a mano, dandogli il latte, quindi sono molto amichevoli con le persone che li conoscono. E mi sa che dietro c'era uno piccino, ora non so se si faranno avvicinare più di tanto. Sì, c'è un cucciolotto. No, quello dietro no, è un dairo, ecco. Eccoci, allora c'è... Il manto, non so se ci si fa vedere la differenza a parte di struttura, però il manto è pezzato, si vede alla Bambi, ecco, si vedono la pomellatura del daino. Da noi ci sono solo cervi e caprioli, che sono di statura, qui non ne abbiamo, più piccola del daino. Il problema del daino è che è più versatile, mangia sia quello che mangia il cervo che quello che mangia il caprioli. Quindi toglie lo spazio vitale ai nostri esemplari. Una palla, Roberto. Sì, è un riccio africano nano, quindi a differenza dei nostri ricci resta più piccolo, ha bisogno di temperature calde, non va in letargo come vanno in letargo i nostri ricci, è un animale onnivoro, in natura ha un aperto. Sì, probabilmente si è un po' tranquillizzato, poi ha visto letarme, infatti lui va matto per insetti, invertebrati, mangerebbe anche i topolini, insomma. Si nutre anche comunque di frutta, verdura, anche se ha bisogno comunque di una dieta molto proteica. Infatti non esistono moltissimi cibi specifici per il ricci, c'è qualche marca, insomma, però di solito si tende a dargli i cibi da gatti cuccioli, che sono molto ricchi di proteine. Com'è. Quanti anni ha questo esemplare? Questo è abbastanza giovane, avrà circa 5 o 6 mesi.
è una femminuccia. È una femmina. È una femmina. Si abituano anche a essere maneggiati se si ha un pochettino di pazienza e costanza nel avvicinarli un po' alla volta, sì. Usando guanti, ovviamente. All'inizio sì, perché se si appallottano gli aculei, insomma, sono abbastanza duri. Invece quando di solito stanno rilassati e tendono a stendere gli aculei, quindi non c'è modo che pungano. Ora, lei è un po' nervosetta, quindi è bene mettersi i guanti, gli aculei rizzati, insomma. E comunque sono degli animali, insomma, abbastanza docili, ecco, di norma. Vengono presi molte volte come pet, allora, di compagnia. Sì, ormai da diversi anni si stanno diffondendo come piccoli animali da compagnia e si prestano anche bene, perché appunto quando si ha la pazienza di maneggiarli un pochino, di avvicinarli un po' alla volta, dargli da mangiare dalle mani, si abituano, insomma, sono docili. Ha un musino veramente simpatico, bisogna dirlo. Ma ora si sta preparando. Già abbiamo visto e si è messo una sorta di pantaloni, gambali che sono però in cuoio, e sta prendendo gli attrezzi del mestiere. Ci vuole. Gli fai solo quelli dietro? Sì, lei ha bisogno solo dietro, perché davanti l'ho ferrata alcuni giorni fa, quindi ora gli facciamo il dietro in modo da pareggiare. La stai pulendo? Sì, ora sto pulendo il sotto della suola del piede, nelle fessure del fettone, questo si chiama fettone, che è la parte callosa che serve da diciamo pompa per stimolare la circolazione del sangue. Il sangue andando in giù, il cavallo camminando, questo ammortizza e crea una sorta di pompa per cercare di migliorare la circolazione nel piede, che il piede, dovete pensare, è come una scatola ermetica, perché ha questa unghia intorno, poi sotto l'unghia c'è il, diciamo, comincia il vivo del piede, che sono un materiale che serve per ricostruire via via lunghi, e poi all'interno abbiamo le articolazioni con tutti i nervi e i tendini che arrivano fin su dalla gamba. Quindi è un punto molto protetto ma anche delicato, perché se c'è una sobbattitura, cioè quindi prende un colpo sotto, c'è una storta o così, il sangue quando affluisce arriva giù, e se il cavallo non può camminare o ha difetti di circolazione non ritorna bene su, e quindi si gonfia le gambe. Però in natura il cavallo ovviamente senza ferri, e come mai noi glieli mettiamo? Perché il cavallo in natura si muove in base alla ricerca del cibo, quindi è su terreni morbidi. È vero. E quindi, diciamo, la crescita dell'unghia è compensata con il consumo. Noi invece lo facciamo lavorare tutti i giorni su un terreno comunque sabbioso, sassoso, quello che vuoi che sia, non è erbo ma anterboso, e più che altro con il peso sopra, che aumenta l'attrito con il terreno. È giusto, difatti, torna tutto. Siamo in compagnia di Ginetto.
questo ora l'ho chiamato Ginetto, anche se poi in realtà è una femmina, però è una storia particolare perché viene da una realtà purtroppo che non poteva essere più tenuto e quindi è nel mio allevamento per riadattarlo, per inserirlo all'interno di un contesto vero e proprio di allevamento, cioè accanto a un soggetto maschio e ricostituire poi una coppia. Questo è una Amazzone europagliata, tra l'altro in via di estinzione, in allegato A. E è un soggetto chiaramente a pet, allevato a mano, un comportamento sociale molto molto buono, e quindi interagisce molto anche con la persona. Ma parla, ho sentito appunto che... Sì, qualche parola dice, per esempio se tu gli rivolgi ciao, e poi ciao, gli dici ciao, ciao, prova a dirlo te. Qui studia ancora, cioè da capire. Quanti anni ha? Questo qui ha questa qui ha una 7-8 anni. Bellissimo. Come sì, ed è già atta alla riproduzione. Il mio scopo, il mio compito è quello di cercare di riadattarlo a una vita sociale, non dico selvatica perché è impossibile, perché proprio è stato allevato a mano, come ho sempre spiegato nelle puntate prima. L'allevamento a mano è un allevamento che poi viene imprintato, oltre a essere allevato artificialmente, ma viene imprintato dall'uomo, quindi è difficile poi riacquistare la capacità selvatica, quindi di adattarsi a quello che è la vita normale di un pappagallo. Il nostro scopo è quello di poter riadattare questo pappagallo a una vita, tra virgolette, naturale, quindi all'interno di una grande voliera dove ci sarà il suo compagno, dove da lì piano piano attraverso un percorso di adattamento, perché non è così facile prendere un pappagallo, metterlo insieme a un altro soggetto, anche lui a sua volta adulto, perché rischiano di azzuffarsi e di creare dei danni, quindi bisogna adattarlo piano piano, passo dopo passo, sì, come per dire anche no, non mi rompe le scatole, sta mamma lasciami fare, perché lui ora vorrebbe partire, vorrebbe fare il suo voletto. Bene. Sì. No, aspettavo. Si fa più doccia decisamente rispetto all'assetto di prima. E lui è sempre un labrador. Lui è un labrador, il chocolate di chocolate. Linea americana, e infatti è, diciamo, rispetto alla media è un bettorello. Oh, e anche lui, come vedi, come la zona prima, si diverte come un matto, si diverte tanto. Ora anche lui ha bisogno di prendere un po' di confidenza. Sono un po' come i bambini, quando arrivano hanno bisogno di fare un po' quello che gli interessa fare. Poi quando loro hanno fatto le loro evoluzioni, diciamo così, si sono stancati un pochino, allora accettano anche di giocare in acqua, stare più, anche perché quella cosa lì, più loro sono grossi, più è faticosa. E questa attività qui per lui è abbastanza... E salute. È importante perché è di grande stazza. Sì, sì, è molto grande, ha una muscolatura imponente la sua, quindi un cane molto bilanciato, è bellissimo. Quanto hai detto che ha? Di età? Due anni. Sì. No, cresce e non cresce più. Meno male. Si spera maturi un po' di intelletto, anche perché lui è un bambinone. Sì, nel vero senso della parola. Facile a gestire questi cani in casa? Allora, loro sono fatti per vivere con gli esseri umani. L'unica cosa che c'è da puntualizzare ovviamente è che un labrador rispetto ad altre razze è un cane di una vivacità molto più alta. Vai! Aspetta, si fa un giro e vediamo se poi la Lo devi proprio a comprare comunque, perché io dopo un po' mi annoio,
proprio perché niente il ma bacio per... no questo più che bacio era dammi dischi dammi giochi Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dance cheek to cheek.